ha prosciugato le risorgive del Bacchiglione per irrigare il suo campo di mais. Un agricoltore di Due Ville ha ricevuto una sanzione di 2.000 euro per aver posizionato le pompe di irrigazione nel parco delle risorgive, di fatto asciugandole completamente. In questo periodo di persistente siccità, molti comuni hanno emesso ordinanze per vietare, nelle zone critiche, di prelevare l'acqua dai fiumi. Eppure sono numerosi i casi di agricoltori che non rispettano il divieto. Inoltre, la legge sulla pesca prevede multe salate per chi, come nel caso di Due Ville, mette in asciutta un corso d'acqua. I fiumi vicentini continuano ad essere in uno stato di grave sofferenza. Gli interventi dell'associazione di pescatori per mettere in salvo i pesci sono continui. Abbiamo fatto 12 recuperi in 9 giorni e mezzo. 9 giorni e mezzo, recuperi a 6-7 ore in mezzo al fango con temperature elevatissime. A Debba la situazione rimane preoccupante. La schiuma bianca continua a soffocare il Bacchiglione. Anche se i dati di ARPAV escludono, almeno per il momento, un inquinamento delle acque, i pescatori vogliono vederci chiaro. La moria di pesci si è verificata solo in quel tratto di fiume, mentre a monte e a valle la situazione, pur critica, non ha avuto risvolti così drammatici. Dopo il venerdì, che erano tutte le autorità qua, che parlavano tutti di cosa è successo, basta fare un piccolo apertura di campo, materiale ittico dal venerdì non prelevato, a monte ce n'è parecchio ancora di morto e la schiuma persiste ancora. Quindi tutto quello che si sta dicendo ritorna sempre allo stesso punto. Il perché qualcheduno non dice a questa associazione, che è qui da 23 anni, costituita dalla provincia, cosa sta succedendo qua dentro?